nothing can stop me, I'm all the way. Dovete sapere che oggi è una giornata abbastanza particolare, perché sono le 10 del mattino e mi è venuto a trovare un amico con una macchina un po' importante. Questo pick-upino è giusto piccolino. Ci stanno dentro una quindicina di bambini. No! Prima di continuare voglio dirvi che sono stato contattato da Realme per una sfida che ovviamente ho accettato, in merito al nuovo telefono Realme 8 5G, un telefono davvero super veloce, connettività 5G con 5000 mAh di batteria davvero infinito e schermo ultra fluido da 90 Hz di refresh rate. Davvero molto interessante, prossimamente vedrete qualcosa su questo canale, quindi stay tuned, probabilmente anche sul mio Instagram, ricordate di seguirmi. E poi devi dare gas a manetta un 10 metri prima della curva. Così svengo in aria. Almeno aspetta che prima prendo la mia arma segreta. Senza di questa io su quella moto non ci salgo. Grande Jack! Non vorrei smontarti, ma anche io ne ho uno. Wow. Però ti faccio vedere qualche trick che faccio io. Stavolta ti sfido. Ok. Va bene, va bene. Ma sappi che se questa storia finisce male, tu mi avrai sulla coscienza. Non ti preoccupare. Go! Scarichiamo il 690 e vi spieghiamo perché e dove è venuto a trovarmi. Aggiornamento post introduzione. Vedete che c'è fuori il Subaru. Sul canale di Edo abbiamo fatto qualcosa di carino. Abbiamo fatto uno sparicchio. Io sparicchio dopo. Ma in realtà il video è già uscito. Lo trovate sul canale di Edo, andatelo a vedere, ve lo metto in descrizione, che è veramente molto bello. Ma quanto ne ha? Sì. Zio! E adesso, tirando dentro il Subaru, ti faccio vedere il garage. Vabbè, la reazione tu l'hai già fatta sul tuo canale. Però a prescindere da questa cosa, eccolo qua. This is the basket da bagno. Sì, più o meno. Ma sai che ci stai bene sopra? Forse è tuo. Lo accendiamo, lo tiriamo fuori, lo prepariamo. E in tutto questo però devo prima tirare dentro il Subaru, perché altrimenti questa roba non ci sta. È arrivato il momento di fare la reaction al T-Max, all'accensione del T-Max. Però ho una cosa da dirti. Cosa? Mio papà era Kratovic. Va di retro. Vabbè, dai, squadra. Ah, non ti vedo stupito. Edino, oh, ti senti pronto? Non lo so, sono qua tutto un po' così perché devo usare quell'astronave qua. Ti vedo bene sul T-Max, anche se non lo vedevo bene. Ti devo dire che questo qua va più di un T-Max stock. E secondo me un po' ti stupirà. Poi quando lo rifacciamo Malossi te lo faccio riprovare. Vado? Vai. Damn, bro. In tutto questo io ovviamente mi frego il 690 di Edo. Che male non è. Stai attento con la mia bestiolina, eh. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a fare benzina. Faccio fisio. Bello. Ma bro, ma dove si mettono i piedi? Allora giù la visiera e proviamo ad aprire questo coso. Madonna mia! Te l'ho detto che cammina! Povero Edo, certo che passare dal K690 a quella vasca da bagno. No, cioè adesso non insultatemi, ma è comodo, dai. Mi dissocio, ragazzi. Yes! Proviamo qualche cazzata, poi ci mettiamo lì e facciamo due spari. Benzina l'abbiamo fatta. Edo, sei pronto? Pronto. Secondo me riesce ad impennarlo questo. Cioè, di certo non io, che non so impennare manco una motomarcia. Sono troppo confuso su come curvare con sta moto, ve lo giuro. Mezzo a due ruote, mi correggo. Beh, camminare cammina, poco da fare. Quanto è bello il 690, vediamo dove vedo. Oh, dai che arriva. Mamma mia, manca in piega, che bello che è. Oh, aspettami. Chissà che con la maschera bagno si è perso. Oh
odiate pure il T-Max perché non è una moto e tutto quello che volete, ma è divertentissimo, ve lo giuro. Ma il K va di più, eh! A mia discolpa devo dire che il K va il doppio, ma veramente il doppio. Mamma mia come piega, oh! Non le so fare io le curve! Ti vedo un po' in panico! La domanda sorge spontanea, dovrei comprare un Super Motard? La risposta è ovvia. Che spettacolo! Tutto molto bello, interessante. Adesso dobbiamo fare uno sparo. Tutti vogliono sapere quale va più forte. Va bene, dai. Però devo essere sincero, anche il T-Maxino male non è. Andrà anche, ma questo se va, signori. Vabbè, cappone è cappone. Aspettate che faccio il barbatrucco e disattivo il traction control. Solo che lui non lo sa. E questa cosa dovrebbe agevolare un po' la partenza. Questo è il barbatrucco, ma non diteglielo. È arrivato il momento di sapere quello che tutti volevano sapere, ovvero quanto va forte il T-Max. Brutto stronzo, tu stai già gufando. 3, 2, 1. Cioè, voglio vedere. Posso partire meglio. Ma bro, ma sono stato davanti un botto e ho detto vinto. 3, 2, 1. Porca miseria, no! No! Perché? Perché? Allora facciamo una promessa. 20.000 like, onesto. Quando finisco il progetto Malossi, lo riproviamo. Va bene. Ci sto assolutamente. Adesso però ti porto a vedere l'Aerox. Ti ho portato Eddie. Attenzione. Questa è l'officina e questa è l'Aerox. Damn davvero. Mamma quanto è carino. Questo qua è sexy. Questo vero? Qua, cioè qua bisognava scriverci occhio che ti fai male solo a guardarlo. Sì, allora tu oggi hai provato il mio T-Max. Sì. Sappi che questo va più forte. Beh. Cioè molto più forte. Cioè, ma l'incontro del secolo, figa. Vai Frank con Eddie, ma sono emozionato. Quando metteremo mano al T-Max, visto che Eddie l'ha provato. 690 mi ha bastonato forte, Frank. Mica mi ha bastonato forte. Tranne in partenza se lui parte male. Dobbiamo riprovarlo una volta che lo facciamo malefica. E quindi questo è niente. In caso torniamo a casa. È stato molto divertente, abbiamo fatto un sacco di robe. Però posso azzardare. Vai. Ha vinto il capino, dai. Certo che ha vinto. Non c'era bisogno di mettere il dito nella piaga e girarlo 8 volte, maledizione. Se un 6,90 avesse perso contro un T-Max 530, per quanto possa avere scarico, KTM c'era da tirar giù la testa e piangere un po'. Ok, no, no. Hai ragione. No, no, mi piace questo tuo ragionamento. Ma ricordiamoci che a 20.000 like dovevo rifarlo con l'Aerox, con il T-Max Malossi. Lì sì che saremo alla pari. No, no. In tutto questo, 2 giorni fa è uscito appunto il video sul canale di Eddie in cui abbiamo provato un bello sparetto tra il Subaru e il Subaru. Non è male, è stato divertente, per cui andatelo a vedere, ve lo metto in descrizione. Ovviamente iscrivetevi al canale di Eddie. Grazie. Oggi noi ci siamo super divertiti e noi, come al solito, ci vediamo nel prossimo video. Bella, bro.